a RadioRomaFutura.it, a una voce per il cantagiro era Paola Turci col brano Frontiera. Frontiera, ti coinvolgo subito, Cristina. Da quando non ci sono le frontiere, quanta gente è venuta bella come te qui in Italia, e ci stiamo facendo conoscere, vero? E nella tua bella, e adesso diciamo da dove vieni, Romania, la tua città è? Krosnapoca. Krosnapoca. E sei vicino a dove? Ai castelli favolosi di Dracula? No, no, no. Sì, quelle zone. Tutti conoscono Dracula, sì. È vero. C'è da dire pure che adesso con questo nuovo modo di governare, no? E si è entrati nella comunità europea, quindi praticamente tante cose stanno cambiando. Sì, è vero. E che cosa c'è, la cosa più bella che trovi in questo cambiamento, se c'è una cosa bella, perché ce ne saranno. Ci sono, come no. Sì, è vero. E dopo la dittatura la Romania si è evoluta tantissimo. In tante nazioni abbiamo portato a far conoscere la nostra cultura e le nostre tradizioni, tra cui l'amore per la musica. Io ho studiato canto in Romania e adesso sono una cantante professionista in Italia. Bene. Faccio eventi in Val di Fassa, Trentino. Pensa un po', dalla Val di Fassa. Sì. Arrivano i sì, sì. Sì. Su in montagna, sì. E ora lavoro su Roma con il mio repertorio musicale. Io adoro specialmente i generi solo, disco, cose che vanno molto qui a Roma, sì, oltretutto, sì, sì. Ecco, quindi noi ti avremo spesso nelle nostre, diciamo, i nostri eventi di Romani, e anche ti avremo, sappiamo che il 23 qui all'Overture in via Tripoli faremo una selezione di Una Voce del Cantagiro, dove tu porterai una tua canzone per la Romania come cantagiro internazionale, vero? Sì, certo, è vero. Diciamo che sono là. Che la sala Overture, che è via Tripoli 22, è al quartiere africano. Quartiere africano, sì, sì. La sala è bellissima, abbiamo già tanti iscritti, tantissima gente. Se volete venire, siete tutti invitati, anche perché praticamente entrate quasi gratis. Cioè, chi vuole venire, ci può venire a trovare. Bene. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo, senz'altro. E adesso abbiamo un altro bellissimo pezzo. Mi piace il titolo, perché praticamente. Lei è Vera Patinella e canta una canzone con questo titolo che mi piace tantissimo, Io rivoglio la mia vita. Lo dovrei dire a qualcuno. Gente attorno al sorriso che non hai.
a RadioRomaFutura.it a Una Voce per il Cantagiro era Vera Patinella col suo brano Io Rivoglio la Mia Vita. E parlando del Cantagiro, il Cantagiro, lo storico festival canoro itinerante, nasce nel 1962. Ieri. Ieri, sì. E nasce dall'idea del Giro d'Italia. Sì. Cioè, si fa un giro ciclistico, perché non si può fare un giro musicale? Assolutamente. E dal 1962 siamo arrivati al 2015. Ma sono, sei sicuro? 53 siamo anni. L'uomo è venuto al futuro, siamo proprio antichissimi. E sempre il Cantagiro con la sua storia vincente e affascinante. Anche quest'anno sarà il protagonista per le voci italiane e straniere, dando a chiunque la possibilità di partecipare e cimentarsi grazie a questa proposta canora. La divisione è per bambini e adolescenti dai 6 a 13 anni, Cantagiro ragazzi. Bene. E dai 14 anni in poi il Cantagiro per i grandi. Le categorie dei cantanti sono interpreti, cantautore, rapper, band e lirico pop. E anche nel 2015 gli stranieri residenti in Italia avranno un Cantagiro tutto per loro e saranno integrati nel Cantagiro internazionale insieme ai partecipanti già selezionati nelle altre nazioni estere. E noi, Una Voce per il Cantagiro, inoltre a incentivare questa mitica proposta canora, ti diamo la possibilità di partecipare subito a questo festival canoro itinerante. Il patron del Cantagiro è Enzo De Carlo, il direttore del Cantagiro è Elvino Echione, il direttore artistico è Mario Toro Santucci. A loro gli inviamo un grande abbraccio. Un grande applauso, un grande abbraccio, che fanno sempre tanto per portare avanti questa bellissima idea del Cantagiro. Poi diremo anche altre cose sul Cantagiro, perché il Cantagiro internazionale sta esplodendo, stiamo cercando di, esplodendo nel senso buono, stiamo cercando di veramente trovare tanti tanti contatti con tutti e vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi. Se sta esplodendo, manderemo gli artificieri musicali. Sì, sì, i pompieri. Allora, no, adesso veramente vorrei dire anche due parole sul cofanetto che è in vendita, praticamente sono tre CD del Cantagiro 2014, le più belle canzoni, sono 56 canzoni se non sbaglio, bellissime, tutte molto belle, e vanno ascoltate. E mi raccomando, la richiesta viene fatta tramite ilcantagiro.com e quindi chiedete, diffondete la notizia, e questa è la cosa più importante. Ora c'è il prossimo pezzo, che è il tempo questo è il tempo delle arance, sì. Sì, è per quello. Però no, qui il brano si chiama Il Tempo delle More. Ma tu lo sai che cosa sono le more, Cristina? Certo che lo non so, sa? Sì. Scusa. Sono il contrario delle bionde, come o no? Come il contrario delle bionde? No, non è possibile. Vabbè, io non ci sto capendo più niente. Vabbè, questa canzone l'ha scritta Mino Reitano, era strepitosa. Io mi ricordo quando uscì, ci fu un successo enorme, batteva tutti. Il Tempo delle More di Mino Reitano. Di un metino
a RadioRomaFutura.it a una voce per il Cantagiro era Il Tempo delle More con Mino Reitano. Grande Mino. Bene, adesso il prossimo pezzo invece? Il prossimo pezzo è Debra Lupo con Hope. Hope. Memories, lovers.